Padre e marito comincia a lavorare un giorno in garage ad una cosa molto misteriosa, non permette praticamente a nessuno di entrare. E la moglie preoccupata si chiede cosa sta succedendo finché infine non rivela la verità e lei comincia a piangere a dirotto. Se siete pronti per un altro incredibile toccante video, partiamo. Brad e sua moglie Liz vivono tutt'oggi a Phoenix, in Arizona, e tante cose sono successe nella loro vita. Una in particolare ha segnato completamente la loro esistenza, e Brad in quel periodo sembrava quasi impazzito, ma andiamo con ordine. Nel 1999 avevano avuto una vita perfetta, una famiglia completa, loro due e tre figli. Brad faceva il militare e stava fuori molto tempo, specialmente quando riceveva chiamate urgenti. Ci fu un anno in cui non riuscì proprio a ritornare, fu un periodo difficile, ma in qualche modo infine rincontrò la famiglia. Per festeggiare tutti decisero di andare in montagna. Una bella gita in estate che avrebbe rinfrescato in teoria un po' la situazione, ma ahimè proprio qui successe il fatto. L'uomo all'improvviso si ritrovò davanti ad un animale e lo prese in pieno. L'urto portò l'auto fuori strada. La caduta non fu molto lunga, ma bastò per lasciare tutti feriti. Alcuni notarono la strada messa male e diedero un'occhiata, per poi vedere in fondo ad un dirupo un veicolo. Chiamarono immediatamente, notando poi le persone all'interno, cioè la famiglia. Così arrivarono i primi soccorsi. La situazione era grave, tutti e quattro avevano subito ferite abbastanza profonde. Ci vollero due giorni prima che Brad riprendesse i sensi. Anche i bambini riuscirono a riaprire gli occhi. Da lì ci sarebbero volute altre due settimane per la completa guarigione. Ma fu Liz a riportare la peggior ferita. La sua spina dorsale aveva subito gravi lesioni e le sue gambe erano distrutte. Tutti si ripresero in due settimane, ma lei rimase sul letto d'ospedale per mesi. La famiglia preoccupata andava ogni singolo giorno a trovarla, ma ogni settimana riceveva una notizia peggiore dell'altra e infine la notizia peggiore di tutte: non avrebbe più camminato. Ciò li distrusse e Liz ci impiegò un po' a riprendersi. Le attività di tutti i giorni divennero complesse dopo l'uscita dall'ospedale. Non riusciva a fare niente senza l'aiuto di Brad, che ce la metteva tutta per sostenerla. Ma un giorno la tristezza di Liz raggiunse il punto più profondo, quando insieme alla famiglia andò a fare un giro in un paesino molto lontano. Lì, a quanto pare, non c'erano molti servizi per i disabili e lei dovette rimanere spesso in alcune zone da sola. Da lì però Brad cominciò a comportarsi in modo strano. Divenne distaccato e spesso si rintanava in garage. Un giorno infatti disse: «Non entrate in garage, sto facendo una cosa». Lei non capì, ma disse di sì e disse ai bambini di non entrare. Ogni giorno sentiva strani rumori provenire da lì e ogni giorno si preoccupava per la salute di Brad. Era provato, stanco e distrutto. Pensò quindi che forse la loro relazione fosse arrivata alla fine, finché sei mesi più tardi infine l'uomo non fece entrare tutti in quel garage. E lì la donna scoppiò in lacrime. A quanto pare aveva costruito questa sedia a rotelle, molto speciale. Dopo quel giorno in cui lei non era riuscita a godersi la vacanza con loro nel paesino, decise di fare qualcosa a Brad, di intervenire e chiese aiuto ad un'azienda per progettare e creare una sedia a rotelle che potesse andare ovunque, specialmente in zone difficili da raggiungere durante le vacanze. Era grande e anche abbastanza ingombrante, ma l'avrebbero usata per le vacanze in montagna o posti simili. Non voleva sua moglie rinunciasse al divertimento offerto dalla natura per via dell'incidente. Liz non poteva crederci e non solo, Brad disse che non voleva mollarla o altro solo per questa cosa della sedia a rotelle. Anzi, la amava più di qualunque altra cosa e le chiese di nuovo la mano per un secondo matrimonio. L'uomo non l'ha mai abbandonata e ancora oggi stanno insieme. Quando l'amore supera ogni ostacolo si riesce ad arrivare veramente lontani.